thank you ritrovati cari amici di Telegarda appassionati di dialetto spero sempre più appassionati del dialetto alto-gardesano. oggi vi ho preparato vedete sono già davanti alla lavagna vi ho preparato alcuni titoli poi vi spiegherò il perché che sexil dialetta arches vedete ci sono le solite regole che vi ho spiegato l'elisione l'apostrofo arches l'accento tonico il raddoppiamento delle S per dare un suono duro alla S di Arches. Poi ve le insegno mille dialetti, anche qua, Elisione, apostrofo. Mi sì che saria un buon sindaco, un buon podestà, a dire la verità. Ho fatto anche la rima. Anche qui vedete Elisione, apostrofo. Voi dite, ma cos'è? Ecco, è l'inizio di una presentazione di un ospite che purtroppo qui non vedo ancora, un ospite eh, che ha scritto molti testi dialettali e questi sono alcuni titoli di questi testi dialettali, però prima di parlare della sua passione per il dialetto, voglio dire che questo personaggio è stato da giovane, intanto lui dice sempre che le nate cresù solo al morandel delle bici, eh, lì di fronte alla villa Igea, è stato un buon giocatore, sto per dire discreto ma poi se la prende, un buon giocatore di calcio, un ottimo allenatore di calcio almeno a vedere i risultati. Poi cos'è che ha fatto? A un certo punto si è messo, era sempre stato appassionato del carnevale, anche per, penso per tradizioni di famiglia, si è messo a costruire cari di carnevale, si è messo ad organizzare carnevale, Arcensi, Archesi, con feste. Collegate, tipo la Corrida o qualcos'altro magari che lui ci ricorderà. Poi si è messo anche a collaborare con la Busa, alla, alla quale Busa ha lasciato tanti iscritti in dialetto e sono anche gli iscritti che in qualche modo eh, mi hanno coinvolto e mi hanno portato appunto a fare questa trasmissione. Poi è stato anche papà, è papà, marito. Nonno. Fa ogni tanto qualche trasmissione televisiva anche su Telegarda, prima su internet, ma anche su Telegarda con Teledigomi. Penso che tutti coloro che mi stanno guardando hanno già capito che il personaggio di cui parliamo questa sera e che andiamo ad incontrare e che sto cercando di allungare questa, questa presentazione perché a quello che mi, mi risulta lui sta costruendo i cari del prossimo carnevale proprio questa sera, si trovano spesso eh, durante la settimana, durante il mese stanno costruendo i cari per il prossimo car carnevale e probabilmente è stato bloccato appunto nel capannone di San Giorgio ma mi dicono che sta per arrivare quindi eccolo che finalmente entra ecco, ecco che entra, eccolo qua Professore, scusa il ritardo, ma. Mario guarda, Matteotti. Guardi, guardi le condizioni. Eh, ho appena finito di tinteggiare. Quindi. Guarda. Ecco, non, non so, so se notate, sta parlando in italiano: tinteggiare. Tinteggiare con due G. Invece che dire: tinteggiare. Eh, ma no, se no. Tinteggiare. Colori, bianchezzare, bianchezzare. Bianchezzare. No, sbianchezzare è quel che sbianchezza la cucina, Mi sono quasi come. Michelangelo, no, un po' di me, però oh, quello è Tinteggia oh, e fa tutte le ecco, virgolette. sentito comunque, avete sentito l'introduzione in italiano. Guarda che condizione, ecco, ecco, professore. Mino Somme, il maestro Fiorioli, perché lui, dobbiamo dire, cita sempre questo maestro ah, che oh. per lui è stato un grande, veramente, un grande insegnante che gli ha insegnato la storia, l'Enrico Toti, tutti le, gli eroi del nostro risorgimento. Anche la geografia, la tutte geografia. le province, tutte le isole d'Italia erano... Le, le province, va si bene si che adesso... Si può dire bisù in dialetto? No, bisogno. no, la bisou sente bene. No. Ecco, l'ho invitato perché appunto Mario Matteotti scrive da quanti anni? Cinque? Ma sono un parlare di parlare mi trovo molto Obbligatorio. meglio. Obbligatorio. professore. perché sì, vedo che te ne te devi, te devi rosse, un sì, pochettino. no, eh, no te... dopo bisogna stare attenti ai eh. congiuntivi, tutte quelle robe lì che non valgono. E se no dopo te ne un valiente. po' Ma per, di Dio. per ricordare il vocabolo. No, non lo so, non so. Sono partito per scherzo e un giorno un signore venne a vedere la corrida e mi disse: Ma scusa, chi è che scrive tutte quelle robe lì? Ma <ride> mi? Allora potresti scrivermi qualche articolo sulla. e ho cominciato a scriverlo così. All'inizio era. cioè eh, scrivere nella maniera come te parli, cioè dialetto archese, come questo. Allora, come te, parli, te scrivi. Dopo, per fortuna, ho trovato un professore, Sandro Parisi, non so se lo conosco. Sì. No, che la detto. come è fatta a scrivere in quella maniera lì? Ho già un po' di sbacchettate. Allora, sbacchetta una volta, sbacchetta un'altra volta, ho cominciato un po' alla volta. a Andri Andrizzate. Resto sempre abbastanza, abbastanza andrio. Sul discorso delle apostrofi da una parte e quella dall'altra, perché bene. sulla tastiera del computer, quella reversa ecco, che il professor Parisi mi dice, G non la trovo esatto. mai. E allora ne approfitto. Fonico chiuso, non il telefonico chiuso. Bisogna non andare gay. a inserirsi. caratteri e Allora diventa massa lunga. Dopo, se ti scominzi a andare a inserire quello lì, ti perdi il filo di quel che ti vuoi scrivere, o le meglio che dopo passare i-mail, se dice così no? al professor Sandro. Che danno Ciadina? ci metti a posto tu quel che la punteggiatura. Ho capito. Adesso però il Mario, eh, prima ho presentato un po' la sua figura, che è qualcosa che ho desmentegato perché te sei... Per così, fortuna. No, ma di, eclettico, eh, vul, vulcanico, cos'è che ho desmentegato massa, qualcosa? Massa. No. Dimmi qualcosa che non ho no. No, che ti piaceria che fossi ricordato. Ma no, non voglio essere ricordato. Ecco. Ma ad esempio ho fatto per cinque volte consigliere ah. comunale. E ah, eletto cinque, eh, cinque volte. Eh. Beh, te si sta anche presidente dell'AMSA sì, della la municipalizzata. Tutto, Era per gioco quella. Ho oh, capì, ma comunque ecco, la, la, la parte politica ho desmentegato. Ma d'altro canto Mario Matteotti in questi ultimi anni rappresenta un po' l'anima. Carnevalesca, in in eh, che se si diverte, è eh, spensierata. Anche se, attenzione, Mario Matteotti non è solo eh, ilare, eh, eh, giocoso, burlone, matacchione, ha anche una vena lirica, malinconica, nostalgica interessantissima. E poi avrò modo di leggervi, e lo leggerò io, ma lo, se no lo faccio leggere anche a lui un suo testo pubblicato sulla Busa che veramente vi fa capire, apre uno squarcio un po' sulla personalità di questo personaggio che appunto è visto così si pensa alla corrida no, il car de carneval ho detto tradizioni di famiglia, il papà faceva i carri di carnevale sì, mi sì, sì, sì. quindi lui è nato in un ambiente pieno di coriandoli stelefilanti no, st no stelefilanti come si chiama? Le... Magari, magari anche, magari anche il di Del carnevale andare a casa per cambiarsi, vestirsi è... E maschera e andare in bagno per truccarsi e nella vasca da bagno trovare due occhi due galline perché mio papà insieme ad altri due andava a fare il, il gruppo mascherato con gli animali okay. cosa sì. che se te lo fessi adesso ti mette in galera ti mette in galera ho capito senti ecco di tutte le tue esperienze eh, descrittore di dialettale, lasciamo perdere il carnevale, sì però anche il carnevale ha a che fare col dialetto, la corrida ha a che fare col dialetto, qual è quella che ti ha lasciato così qualche, qualche esperienza significativa, qualcosa che ricordi particolarmente? ma eh, Personalmente ho due o tre che mi sono un po' affezionato, insomma, no? due o tre che le uscite sinceramente me le sono rilette quasi un anno dopo e mi me sono meravigliato, cioè non ero neanche ancora convinto di essere stata qui a, a scriverle. Ad esempio una è il dialetto, il dialetto ah, più sì. sexy d'Italia, l'altra, la, adesso il titolo non mi ricordo, era la, la, la passeggiata quando vedevo uno, ma... Cioè, quella di sentirsi innamorato del paese, quella di innamorare Arco, aveva mai provato. Ecco, Ave mai provato ecco, il allora, titolo... Anticipo che il testo che appunto io leggerò dopo è appunto Ave mai provato, che per me è un testo molto bello. Vediamo dove sono andato. Eccolo qua. Ave mai provato. Lo posso leggere o lo leggi tu? Vuoi leggerlo tu? Come te vuoi. No, per me è indifferente guarda se lo come leggi tu vuole. però ti faccio sedere però. seduto? ah beh certo cioè, come diceva cioè, il maestro Forioli cioè, sentete zo sentete zo sì, sentete non sen sentete sentete cioè, eh, prego ecco ascoltate perché veramente eh. fa venire un po' di, di sgriso sulla ah. schiena prego questo è un articolo sull'abusa bugia di marzo di due anni fa il titolo era ave mai improvato Cosa vuoi che capisca se ultimamente mi emoziono per niente? Sono diventato a è colpa dell'incollinamento senile e il rimbambimento che ti sono alla porta? Fatto sta che basta una monada qualsiasi che subito mi vedo quasi da pianza. Una delle emozioni che mi fa venire quasi sempre il gruppo alla gola è quando vengo su da casa a pè, attraversando i giardini, la mattina presto, quando un giro per il paese non c'è nessuno. Mi guardo intorno e mi scomincia il freddo per la schiena. Guardo la l'accesa dal dedrio e scomincio a vedere la costa e il castello tra la l'accesa e i quarti del Marchetti e del municipio. Ti scomincio a vedere il sol che pian piano e batte sugli olivi sotto il castello. Una sensazione bella. Mi pare di aver fatto una flebo di contentezza. Ma voi, avete mai provato a fare i primi scalini della costa dando su dal vicolo del Betinazzi? Arrivé solo ai quarti del San Stefano e sentì della dell'accesa che batte le ore. Vesente sulla prima banchetta che trovai e resta lì una decina di minuti a ascoltare il silenzio che è. Allora mi nascoste che il brivido so per la schiena e scomincia a fare fetta. Adesso mi trovai quasi alla fine del sentiero della costa che porta sul castello. Tutto intorno, olivi, ginestre, margaragno in fior, e un profumo in aria buona che ti ciappa per il col. Un altro posto che mi fa venire la pelle di gallina è passare dentro per Arco di Sera, quando le botteghe le ascerà. meglio ancora d'inverno. Se mai passai dal vico levantino verso Sant'Ana, non è un'anima, so qualche gacca che attraversa la strada, nient'altra. A metà strada magari ti senti anche il profumo che vedi da qualche cosina e dove da cena gli ha fatti amblet. Te vedi in groppa stome. Da quando è che noti i manievi. Non, non vedi la sensazione di passare sul dosso e fare il giro di stranforo, fermarsi a barzare dentro il mur dell'arboreto e venire di ritorno dall'omer o come la sera andassi sulla ciclabile verso la Moleta e la croce sul colodri illuminata, girarti verso la Cesa de San Martino, dove trovi un posto così, in silenzio, rotto da qualche macchina che passa su via Santoni. Quando vado in giro mi vedi sempre da pensare, te sei ti sol e te puoi anche parlare tra di te, che nessuno ti cciappa per mare. Chi è che avrà messo insieme un posto così? E deve essere sta bravo a lasciarmi questa sensazione che ormai mi dura da vita. Chi è che avrà messo insieme un posto così? Scusami, lo zari Certo che so manca un po' bastardo a dire cose, robe così. Cosa vuol che capisca a un de Milan che è venuto a abitare qui l'ha passato? La gente che si è trasferita qui da noi lo ha fatto per interesse, forse perché risparmiava o per motivi del lavoro o perché si è sposato a chi. Ma non la apprezzerà mai i nostri posti come me che sono nato solo al Morandel delle Bici davanti alla villeggia. Sarà difficile che venga l'emozione come a mia girare per il paese. Al massimo, sceglierà la il Poli perché è il costa di meno comprare. A chi non verrà mai sgriso per la schiena a guardare il paese come il guardo me. Che vorrà del tempo, anche a chi non è d'arco, arco, a avere sensazioni come queste che ho detto. Non è mica colpa loro se il castello l'ha vista poco tempo. Questo a me succede e non ho vergogna, non ho vergogna a dirvelo. Sono patetico. Forse non taglia fuori con tempi che corre, è il fatto là che sono ancora innamorato del mio paese come quando nevo a scuola con i di sbrugnai. Porte pazienza, non so che farghe. Mettevi pure insieme agli altri comuni della Busa, ma mi resta sempre quel che alla mattina presghe e piace, farsi venire scorlonzo per la schiena quando mi sol, attraverso i giardini e guardando su, vedo il castello. Ai love arco. La mano nera. Ecco sì, perché una cosa che non abbiamo detto prima... È che lui è la fantomatica mano nera che per qualche tempo era, non si sapeva chi fosse, adesso ormai da tempo sappiamo, sappiamo chi è. Mario Matteotti è la mano nera. Chi conosceva Mario Matteotti così, eh? abituati a vederlo sui carri di carnevale, alla corrida, eh? che ne organizza di tutti i colori: ecco, questo penso è un lato di Mario Matteotti che mi premeva mostrare mh? e quindi. Ripeto, il, averlo invitato qua mi ha fatto estremamente piacere perché appunto Mario Matteotti rappresenta una parte importante di Arco all'interno della nostra comunità. Quindi io lo ringrazio, eh, spero che continui sempre in que, su questo suo modo di, di fare di comportarsi anche perché coinvolge ricordiamo che lui nella sua attività coinvolge un sacco di gente tutti a livello di volontariato proprio il puro volontariato e quindi è fare questo fare comunità fare comunità per Arco per la sua gente per le bellezze di Arco non so se avete sentito lui esalta la bellezza di Arco e quindi mi raccomando è un invito a tutti cerchiamo di fare in modo appunto che la nostra città la città mia e di la cittadina, anzi non la città, la cittadina mia di Mario, sia sempre più salvaguardata, sempre più protetta, non solo per noi, ma anche per coloro che vengono da noi e dicono sempre, ma che bel posto che Gave è qua, Gave è un posto unico al mondo. Quindi con questo messaggio, eh, che è un messaggio anche di salvaguardia ambientale, concludo l'incontro con Mario Matteotti che ringrazio perché adesso deve ritornare a casa anche a a sistemarsi, a lavarsi professor troppo buono <ride> <ride> veramente, può boh, fare una doccia perché ecco. sono piende. Vanà e di fatti te m'hai già le mamme colori l'usego, l'usego dei brillantini, Lucegar. Lucegar. De brillantini. Spero, spero di riuscire a cavarmela so domani mattina mi domanda dove sono stato bene bon. grazie ringrazio di Mario ringrazio tutti Guarda, i telespettatori di Telegarda, sì. di, Telegarda. Eh, di questa trasmissione prossima. Eh, mi raccomando, speriamo che questa trasmissione riesca a suscitare interesse ed entrare nelle simpatie dei, dei telespettatori. Mi eh. continuo a farle finché riesco a Certamente. avere il materiale. E io però, faccio la mia parte. Però la cosa bella di scrivere sulla Busa, tanto per dire, è che l'arco materiale ne fingete voi, no? Perché due anni fa al Casinò aveva in ospite eh, Giuseppe Tornatore, sì. Ora mi son, permesso, mi son permesso di dare la mamma, ero lì come Amsa. Sono dalla mamma ho fatto i complimenti. Ho che il nuovo cinema paradiso l'avrò visto almeno 30-40 volte. E ti prendevi come Navina? Sì, però, eh, caro, dottore, ho lì, caro dottore, ancora, se vuoi vincere ancora un'altra volta l'Oscar, se dici Oscar. Oscar. No, Oscar aperta. Oscar, deve inviare l'arco perché qua materiale And ne the trova the 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 the... a Iosa, a Iosa. A fe, Per questo mi continuo a scrivere sulla burja finché, finché l'editore della burja, Alfabieto Fabietto, continua a mandarmi il bonifico in banca, sono tranquillo <ride> e allora sono a posto. Professore, la saluto e allora. Grazie grazie, grazie, grazie a voi. Bene, io chiudo come consuetudine col vocabolarietto, con i dieci vocaboli. Allora, il primo è malmostos, eh? scorbutico, con la O chiusa. Sghirapetola, sghirapetola, cinque sillabe, pensate un po' l'accento tonico sulla E. Sghirapetola chiusa è la capriola. Reccia, la reccia è l'orecchio. cerot il cerotto. Strangolom a Astrangolon, si dice mangiare a strangolon, cioè mangiare in fretta. Il biroc è il carettino che non si pronuncia biroc, biroc con la c dolce. Paigola, la raucedine, in realtà la paigola è quella pelle che si forma nel becco delle galline e che impediscono appunto, eh, questa paigola impedisce alla gallina di mangiare, quindi bisogna toglierla. Ma paigola vorrebbe dire raucedine. Putel, putela, putelot, putel, giovanotto. Il medec, quello che i nostri vecchi eh, trovavano sulle strade di campagna, sulle strade di mezza montagna, è l'assenzio, quell'erba quell officinale che i nostri vecchi appunto masticavano e dicevano che loro faceva molto bene. Sghiribiz, Sghiribiz, avere una stranezza, un comportamento strano, un'idea stramba. Mi pare che siamo arrivati a 10, perfetto, quindi 10 vocaboli anche oggi, messi a, assieme ai 10 di prima, ai dieci, fanno un bel vocabolarietto che, spesso, che spero voi riusciate a mettere nella vostra mente, nella vostra testolina. Quindi vi ringrazio anche questa volta per la vostra attenzione, sono sicuro di ritrovarvi la prossima puntata, grazie di nuovo e un saluto carissimo.